Buongiorno cari amici e bentrovati a Radio Londra, dal vostro Mirko De Carli, un caro saluto. Oggi parliamo della prospettiva delle europee, che sostanzialmente comincia già a coprire gran parte del dibattito politico attuale. Avete visto i movimenti anche in previsione delle prossime appuntamenti elettorali delle regionali. Oggi è uscito, anzi nella giornata di ieri, è uscito proprio già l'annuncio che in Abruzzo si voterà quasi sicuramente il prossimo 10 febbraio, dopo che il Presidente della Regione Abruzzo si è dimesso per rimanere in carica in Parlamento. La partita ormai è evidentemente una corsa a due tra la Lega, che cercherà con le proprie candidature, già la forzatura è molto presente alle provinciali a Trento e a Bolzano, dove la Lega con la candidatura a Trento di Fugatti cercherà appunto di affermare l'egemonia su quello che resta del vecchio centrodestra, e dall'altra parte un Movimento 5 Stelle che tende sempre di più ad assorbire al proprio interno quello che rimane del Partito Democratico, un Partito Democratico che sta implodendo dopo che anche il presidente del partito Orfini ha dichiarato che forse la strategia più giusta sarebbe quella di scioglierlo e di ripartire da zero con una nuova proposta politica, che ha naturalmente comportato a dividersi tutte le varie anime interne, e oggi Calenda rilancia ancora il tentativo di riconciliazione delle varie componenti attraverso un dialogo da lui mediato. Naturalmente difficile, essendo Calenda un uomo di establishment e non certamente un uomo capace di raccogliere consenso popolare. Dall'altra parte è logico che è necessario, in mezzo a questi due poli, andare a creare una prospettiva politica diversa, che sia capace di andare dentro alle sensibilità dei veri problemi delle famiglie italiane. Oggi il vero mondo che non è più rappresentato a livello proprio di interessi reali dal settore politico e dalle proposte politiche presenti, è quello delle famiglie. Le famiglie che hanno figli, le famiglie che hanno disagio e difficoltà all'interno della loro vita familiare, le famiglie che hanno nonni, le famiglie che hanno disagi anche di disabilità all'interno delle loro famiglie. Oggi purtroppo queste esigenze non trovano rappresentanza, trovano un fischio iniquo a livello di famiglia con figli, trovano un fischio iniquo all'impresa, a livello di impresa familiare. Oggi è fondamentale ricostruire una dinamica di proposta politica dove, quando si parla di essere un soggetto politico popolare, significa essere un soggetto che rimette al centro la famiglia come soggetto sociale che genera benessere e che risponde alle crisi dell'inverno demografico e quindi della crisi economica che porta il paese a una stagnazione economico-finanziaria perdurante, e dall'altra parte rilanciare quella che è l'impresa familiare, perché attraverso una famiglia che si apre alla sfida imprenditoriale si dà occupazione a quella famiglia e a decine di altre famiglie, che è storicamente il sistema imprenditoriale produttivo del nostro paese, delle piccole e medie imprese, prevalentemente a conduzione familiare. Lo slogan è molto semplice, molto chiaro: oggi bisogna dire meno tasse per la famiglia e meno tasse per le imprese familiari. Per fare questo, io credo che oggi sia necessario e imprescindibile riportare il primato della politica sulla finanza in Europa, sia necessario e imprescindibile mettere in discussione quei vincoli che a livello europeo hanno portato a creare enormi difficoltà ad economie che invece avrebbero bisogno di un rilancio attraverso investimenti pubblici sull'economia reale, e quindi quello sforamento che già Germania e Francia hanno fatto fino agli anni 90, inizio anno 2000, per fare quelle riforme delle pensioni, quelle riforme del welfare che hanno permesso poi di creare quello sviluppo di cui oggi traggono enormi benefici. Oggi noi avremo bisogno di tutto questo e avremo bisogno appunto di una visione autenticamente popolare. Per questo serve un'alternativa a questi due grandi poli, un polo del nazionalismo che in Italia è rivestito della Lega e dall'altra parte il polo delle lobby internazionali che in Italia trova sponda col Movimento 5 Stelle. Serve una proposta popolare che sia capace di aggregare tutti quei mondi, tutte quelle realtà, anche politico-partitiche, che oggi devono uscire da quella dialettica della Seconda Repubblica di destra contro sinistra e che devono riaggregarsi attorno a una prospettiva che sia capace di realizzare quello che sta succedendo in Ungheria con Viktor Orbán, quello che succede in Romania con la modifica della Carta Costituzionale e l'inserimento del matrimonio tra un uomo e una donna come elemento caratterizzante la Costituzione di quel paese, quello che avviene in Polonia con la cancellazione dell'aborto come appunto pratica riconosciuta dalla legge dello Stato. Credo che questa prospettiva e questa strada possa trovare una risposta più ampia e più vasta all'interno del paese di carattere valoriale, e questa sia la sfida che attraverso le elezioni europee possa garantire al nostro paese una prospettiva diversa rispetto a uno scontro ideologico di populismi avaloriali. Dal vostro Mirko De Carlo un caro saluto e sempre in lotta.